Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Così recita l'articolo 27 della Costituzione italiana, a cui rimanda e da cui trae origine la mostra inaugurata nella sede permanente del Museo Carcere Nuove di Torino in via Paolo Borsellino 3, con il sostegno di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e Difensore civico. Presenti all'inaugurazione due classi di studenti degli istituti Plana e Volta di Torino. I giovani possono fare davvero molto, innanzitutto nel portare questa rielaborazione che hanno fatto vedendo queste opere ai loro coetanei, ai loro amici, diffondere questa sensibilizzazione che deve poi far riflettere ognuno di loro in maniera anche assolutamente autonoma, però ragionare molto sull'importanza di evitare poi il pregiudizio, ed è quello che abbiamo visto anche nel lavoro di cortometraggio che hanno fatto, come a volte appunto giudicare in base a quello che una persona può avere vissuto può essere davvero un grande errore di valutazione. La mostra articolo 27 è composta da 15 pannelli con grafiche e strisce di fumetti e ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'umanizzazione della pena, sul suo scopo rieducativo e sulle discriminazioni subite dagli ex detenuti. Il pregiudizio sappiamo tutti che comporta discriminazione, la discriminazione comporta l'emarginazione e quindi tutto ciò può essere di ostacolo per un effettivo reinserimento sociale della persona. Il progetto è realizzato da Essere Umani con gli studenti universitari del corso di arte del fumetto dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Abbiamo pensato al fumetto perché è un linguaggio popolare, semplice, diretto, che fa uso sia di immagini che di parole. E ci è sembrato la formula migliore per rendere attraverso delle immagini dei principi che in questo modo si faranno più ricordare. La mostra è stata esposta presso la sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte. Ora rimarrà permanente negli ambienti della sezione femminile dell'ex carcere di via Paolo Borsellino.